prima domanda, cos'è cambiato dal 2011 a oggi? Avete cambiato un po' di cose dal primo anno? What's changed? The year? L'anno è cambiato? Il mese? What's meant? You have to be more specific. Vorrei che fossi più specifico. Cos'è cambiato dal punto di vista dei suoni dal primo album? Come sì. Quite a few sound. Just moving on. We can get that specific, but it's just got widescreen. We've got to reduce it and use the different producer, not so what we normally use, you know what I mean? We've got a bit of ambience to the music and a bit of cosmic stuff, and that's it. Really. Yeah, well, it's still the same, you know what I mean? Just chill now, but now we're playing live, it's not chilled out, you know. Well, there's a few things. We've got a new bass player. Quindi il suono è cambiato perché ovviamente il suono va avanti. Poi abbiamo un nuovo produttore con cui è stato bellissimo lavorare. Abbiamo portato un po' di atmosfera nella nostra musica, un po' di roba cosmica. E poi abbiamo, cioè, c'è il concerto dal vivo. E poi guardando me con una battuta ha detto abbiamo una nuova base. Cosa vuol dire roba cosmica? What do you mean by cosmic stuff? Some of the songs on the album sort of go out there a little bit to space. I think he brought some good sounds to Dave City. Praticamente ci sono dei nuovi suoni nell'album che sono dei suoni che non siano mai stati, che non avevamo mai avuto prima, e quindi sono dei suoni, diciamo, che ampliano un pochino la portata. It's almost like using the music as sound effects, or using sound effects as music. È un po' come quando si utilizza la musica e si aggiungono degli effetti speciali rispetto invece a usare gli effetti speciali pensando che sia musica. Riguardo alla scelta del produttore, volevo sapere questa cosa qua. Loro sono sempre stati fedeli a un'idea di produttore, nel senso che gli Oasis fecero tre dischi con Owen Morris e altri quattro, se non sbaglio, con Mark Spike Stent. Qui Steve Lee White è durato solo un giro, cioè quindi l'album precedente. Cosa è successo? Hanno deciso anche loro di accelerare i tempi cambiando più produttori nel breve spazio rispetto al passato. What about the change of producers with Oasis? You had four records with Owen Morris, then four and three with Spike Stent, and instead then Lily White only lasted one record? Not even one half a record. Non ha durato nemmeno un disco, li fai semplicemente mezzo. He lost it half, mate. Ne ha perso la metà. Vorrei sapere cosa hanno pensato quando la copertina è stata censurata in Inghilterra, visto che è invece un'immagine molto bella, anche molto sensuale, non ha niente di censurabile. Vorrei sapere qual è la loro idea di censura, insomma, se c'è una censura verso l'Inghilterra e cosa ne pensano. I'd like to know what you thought when the cover was censured, the image was censured in England, and it's actually very refined, very nice. We've all got nipples, man. Ce li abbiamo tutti i capezzoli, no? I mean, it's going to be a bollocks, so imagine what they've done with that. In realtà non abbiamo messo niente di così compromettente. Yeah, I don't know, people are a bit uptight, aren't they? It's a beautiful shot, man. Beautiful colours. Non capisco in realtà quello che fosse il senso, perché i colori sono magnifici ed è veramente anche uno scatto molto bello. Perdonate il tono forse un po' pseudo filosofico della domanda, però volevo sapere se passando 16 anni dopo da l'esserci ora, passando 16 anni dopo dall'esserci ora, quindi il concetto di Beer Now, a essere e basta, a parte il prevedibile gioco di parole con le iniziali della band, c'era appunto un sentore filosofico nel passare tra l'esserci ora e l'essere, senza essere Shakespeare. No, without claiming to be Shakespeare and without getting too philosophical, the question is there any link between 16 years ago, the be here now, to the 16 years later, be, just be? No. But it's a nice thought, though. Ma è un pensiero carino. Ho una domanda a Liam che è interessatissima. Mi interessava sapere, visto che probabilmente leggiamo un sacco di cose che lo riguardano,
dichiarazioni che lui fa su altri personaggi, di Ron Williams, di tutti questi. Se queste cose che leggiamo sono verità o sono cose assolutamente da tabloidi che lui non ha mai detto? Cioè, il fatto che ogni volta si parli di Liam ultimamente, non per un album, secondo me, la mia impressione, molto carino, molto bello come questo, peraltro con sonorità assolutamente nuove, singolo anche se ricorda un pezzo di Sultans, è assolutamente molto carino. Però, e segna, come dicevano anche i colleghi, un cambiamento anche nei BDI. Però di fatto si parla sempre di Liam e si parla di quello che lui dice di altri. Sono verità, sono menzogne. Ok, so the question is, and the question addressed to you, because actually recently we've been hearing a lot about Liam saying things about other people like Robin Williams or others, and the question is whether these are just, you know, just gossip from the tabloid or whether it's real. Unfortunately, it's true. Purtroppo sono verità. I have a big mouth. Ho una grande bocca. It's a lot bigger. E diventa sempre più grande. Coming down a ladder dressed as a clown is more important than real music, you know what I mean? And that seems to be winning idiocy over talent, you know what I mean? Quindi sulle mie dichiarazioni che ho fatto su Robbie Williams, in realtà sembra che per lui siano molto importanti questi gesti un po' da clown, no? Dove a un certo punto ci sia un po' una stupidità che prevale sulla musica. Sì, fondamentale a questo punto una altra parte sua rispetto a quello che Robby ha detto, cioè molto belle le canzoni di Billy Ice, almeno avessero un ritornello, cioè cosa pensa di questa. Cioè lui ha detto che. So what's the point you should actually reply to what he said, you know, that your songs are very nice, but you know, yeah, I mean, would be nice if they had a refrain. Well listen, the day I take musical advice off Robby Williams, mate, is the day I piss in my own mouth and then shoot myself in the dick. You know what I mean? Taking musical advice of a guy who writes candy, then think so. Non credo che prendo i consigli musicali di Robbie Williams, piuttosto mi sparerei in quel mondo. Quindi è cambiato qualcosa da vent'anni, perché Robbie era sul palco a Glastonbury nel 95, come io vedo, si sa ballare, tutto felice, spensierato col volo. Those things have changed since 95 when he was on stage with you dancing. Glastonbury, di Glastonbury, se no non capisce il riferimento. Yeah, I can't remember much about that, you know what I mean? I was busy singing real music and then having someone jumps on the stage, but you know. Non mi ricordo molto bene perché ero molto impegnato a suonare della musica vera, poi a un certo punto qualcuno è salito sul palco e ha cominciato a fare qualcosa. Biondo platino, mi ricordo. Sì, era carino. Devo sapere, domani sera in arena, l'Arena di Verona, c'è Paul McCartney e volevo sapere un loro giudizio su Paul McCartney. Sulla carriera del promettente, c'è un periodo ovviamente extra Beatles che loro apprezzano, un disco che loro apprezzano, e sei ancora un artista rilevante. Okay, tomorrow night Paul McCartney is playing in Verona. I would like to know what you think about his career, what you think about his evolution, also post-Beatles, and also if there's anything that is quite relevant and maybe important, you judge important in his latest career. I don't know much about his latest career, but he seems to be enjoying himself and doing gigs all the time, keeping himself busy, so amazing. Mi piace moltissimo la sua carriera e mi sembra che ultimamente si stia tenendo molto impegnato facendo spettacoli, quindi bravo. Non ho mai pensato di cambiare stile, che cambiare stile avrebbe comportato perdere un po' di quel appeal vintage che aveva il loro primo album, che poi ne ha decretato anche il successo. Have you ever thought that changing style might have meant also implied some kind of a loss of the vintage appeal that has been sort of making your first album so successful? Really? Was it that successful? Davvero? Non era così successo? Beh, diciamo che era il suo perché, se non altro. Hanno deciso di cambiarlo, di cambiare direzione decisamente, insomma. I mean, you're gonna lose, you're gonna be, yeah. I mean, there's gonna be people that don't like this record, there's gonna be people that do like it, you know what I mean? You don't go in there to make a record to gain or to lose anyone, you know what I mean? You go in there just to make a record that you feel right about at that time, you know what I mean? Mm-hmm. No, I would argue as well, it's not a change in direction, it's just a opening of direction, a broader picture. Yes. But we're still in the middle of the same route we were on before, but there's more scenery.
vorrei dire che semplicemente io non faccio un disco, noi non facciamo un disco semplicemente per guadagnare persone o per perdere persone per strada, cioè ci sarà sempre qualcuno a cui piace e qualcuno a cui non piace, e non è una delle preoccupazioni quando facciamo un disco. E in realtà, stavo aggiungendo, che non è proprio un cambio di direzione, anzi non lo è per niente, è semplicemente un aprire gli orizzonti, un aprire la strada e allargare la scenografia. In tal proposito volevo chiedere anche se in qualche modo si aspettavano che la critica si sarebbe un po' separata nel giudizio, cioè chi è più, diciamo, l'ha colto meglio, chi peggio, come è normale, ma c'è una particolare separazione, direi, in questo senso. Yeah, I think it's good to be sort of split. You know what, everyone liking a record, there's a lot of dickheads out there. Penso che sia un'ottima cosa che se la critica si rompa, perché alla fin fine, diciamo, tu non vuoi che il tuo disco piaccia a tutti, te lo aspetti, e quindi ci sta assolutamente. Qual è il problema? Scusa, lui legge le recensioni o le critiche dei giornalisti, cosa pensa quando legge, se ne frega, oppure se invece è interessato quando when you read them, what do you think? Do you care? Yeah, when you read them, and sometimes you get to it and you go, yeah, he's actually listening to the record, and that's great. But when you read some, you just they're not even listening to the record, they've already made their mind up. You know what I mean? And then obviously there's people in the band that people ain't gonna like, you know what I mean? But then what you do, you know what I mean? Because your character, that's all. Doesn't matter. We like our album, that's the most important thing. The gigs that we've been doing, the last three gigs that we've done, all the fans seem to like it, you know what I mean? They're singing all the words, so it's the right, going in the right direction, you know what I mean? Doesn't matter if some spotty little urban from Hastings don't like it. Qualche volta quando le leggo le critiche sinceramente dico, ah ecco, questo giornalista ha ascoltato il disco e ha capito e quindi questa cosa, diciamo, mi piace. E altre volte leggo delle cose... E invece altre volte sinceramente mi rendo conto, questo non ha manco neanche letto, ascoltato il disco, non ha, semplicemente si è fatto un'idea preconcetta di me e quindi a questo punto... qual è il problema? Semplicemente lui pensa che io sia un personaggio e in base al personaggio lui scrive quello che vuole. In realtà alla fine noi abbiamo un riscontro che ci viene dalle nostre performance dal vivo, per cui alla fine quando siamo lì su e facciamo il concerto e vediamo che tutti i nostri fan cantano tutte le parole delle canzoni, questo è il ritorno che ci piace. E alla fin fine francamente noi facciamo il disco, a noi piace e quindi questo è quello che piace. Ascoltando il disco c'è quello che appare chiaro, è molta libertà artistica, quindi hanno fatto più o meno quello che hanno voluto con Sinte. Sarebbe stato possibile un disco del genere con Oasis? No, listening to the record, you can really feel that there's been great artistic freedom with Sitek working together. Would you think something like that would have been possible with Oasis? I don't think so, man. Not like Noel's a bit stubborn in the studio, you know what I mean? And a bit uptight. And that's not a dig, it's just, you know, Noel likes to... With Dave Sitek, we sort of just let him go, get on with it, you know what I mean? We sort of stayed out of the way, whereas, you know, in Oasis, Noel thinks he's the producer, you know what I mean? He sort of gets in the way a bit, so I don't think that would happen. Non sarebbe stato possibile per il carattere di Noel, perché Noel è uno che vuole avere sempre tutto sotto controllo, mentre invece noi a questo punto con Sitek semplicemente l'abbiamo lasciato fare e ci siamo lasciati andare, quindi questo è stato possibile, mentre invece Noel, da questo punto di vista, pensava di essere lui il produttore, quindi era... Vorrei chiedervi di parlarmi di Second Bite of the Apple. Anche il videoclip è un po' cosmico, per usare una parola che hanno usato loro, e se hanno già dato il secondo morso alla mela e chi l'ha dato. Which is the video clip is also a bit cosmic, just to use the word you've used before, and how it went, if the second bite to the apple had been already given, and who's given it. You can have two bites yourself. And the video is a bit cosmic, but you should have seen the first one, that wasn't cosmic at all. And the song just deserved a little bit of colour and light, you know. And we did that video in the blink of an eye. And regarding the apple, is it an apple?
know what I mean? It's a metaphor. Yeah, thank you. Well, ovviamente quella della mela è una metafora e puoi avere due morsi anche tu e non è un problema. E il, sul fatto del video, diciamo che era un look un po' cosmico e se dovevi vedere il primo com'era, in realtà nel secondo abbiamo pensato di voler aggiungere un po' di luce e un po' di cose. E poi la domanda è davvero una mela? Thank you. Visto che fanno solamente una data solo in Italia e la fanno all'interno di Pistoia Blues, che sono una concomitanza di impegni e di troppe date in giro, per cui ne fanno solo una in Italia, o ne avrebbero fatte volentieri altre ma non c'erano gli spazi giusti? I only have one date in Italy, which is in Pistoia, in the festival, the Blues Festival. Mm-hmm. Was that just, arranged like that? Would you have liked to make other dates in Italy? Or is there any reason why you only have one date? I think we'll have more dates in the future. We're not just going to do one gig in Italy. But I don't think it's been decided yet when we're playing. Yeah. We'll probably come back. Definitely got to come and do a tour if I'm not yeah. Sì, ci piacerebbe fare più date, per questo tour è andata così, ma comunque... Seems to be the keep guessing thing, I'm being really lazy, I mean, it's not all gigs. We want to do more. No, ovviamente vogliamo fare più performance, ci mancherebbe altro. Se magari è possibile pensare di poterli vedere in autunno, in inverno. Do you think it could be that we could maybe see you here again in fall, in winter? Yes. Certo. I think that could be on the cards. Due giorni fa sono stati ospiti di The Voice UK per presentare il disco. Quello che volevo chiedergli era un po' cosa ne pensavano di questi due diversi modi, questi due diversi percorsi per cui arrivare a un grande audience, chi parte dal classico garage data dopo data e chi invece sceglie quella strada. Quale strada? Dentale. So 10 years ago you were at The Voice in the UK, was that thing? And so what do you think about these two ways of getting to success, which is one starting from garage and going gig after gig, concerts and gigs, and the other is just going to the talent show? Of course not. Yeah, I mean, you can call it lazy, you know what I mean, but it's an opportunity for them, you know what I mean? Fast track, speedy boarding, you know what I mean? Ecco, ma lo speedy boarding è un'opportunità, diciamo, un pochettino più veloce, perché no? I mean, I much prefer getting a van and go around the country with the lads, you know what I mean? And play that kind of thing, that kind of... Io preferisco salire sul furgone con i ragazzi, andare in giro a fare i concerti, però... Io voglio sapere le tre cose che servono per stare in una rock and roll band. Cosa serve? Tre cose che servono, secondo loro indispensabili. Three musts to be part of the band. Basic requirements. Saper suonare uno strumento. Being able to sing. No. Saper cantare. Free sweets. Caramelle gratis. Decent haircut, man. Decent haircut. Okay. E poi anche un taglio di capelli abbastanza decente. Grazie di tutto. Grazie. Grazie. Oh, pardon.